Cliccatemi. Ciao a tutti, io sono Samuele, vengo da Saluzzo, in provincia di Cuneo, che si trova in Piemonte. Sono Federica, ho 17 anni, faccio la quarta superiore in un istituto tecnico e vengo da Cosenza. Sono Ivan, ho 18 anni e vengo dalla Val di Susa, in provincia di Torino. Sono Irene, ho 17 anni e vengo da Parma. Sono Andrea Guerra, frequento la quarta liceo e provengo da un paesino in provincia di Vicenza. Mi chiamo Antonio Chirila, ho 17 anni e sono di Cesare di Castello e frequento il quinto anno del liceo economico-sociale a Domperchide. Sono Giulia Vanni, sono all'ultimo anno di liceo e provengo da Torino. Mi chiamo Roberto Reda e vengo da Cosenza. Io sono Cristina, ho 19 anni, vengo da Saluzzo, un paese della provincia di Cuneo in Piemonte. Sono Gerico, ho 18 anni, vengo da Sud America e vivo a Perugia da quasi una vita ormai. Le motivazioni per cui sono qui è una crescita personale, il rapporto che ci può essere fra i ragazzi di oggi per l'organizzazione di questa marcia. La marcia è un'occasione molto importante per tutti, infatti spero che verrete tutti a partecipare. Io ho deciso di venire qui per una nuova esperienza, per fare nuove amicizie, anche perché io nel 2016 avevo partecipato alla GMG a Cracovia, quindi mi immaginavo questa settimana, cioè questa marcia della pace, come una mini GMG. Sono qui perché a scuola abbiamo iniziato un progetto sui diritti umani e quindi volevo fare questa esperienza per fare qualcosa di concreto in questo ambito. È un'esperienza che ho sempre voluto fare e nel momento in cui ho sentito che varie persone che provenivano da diverse città ho voluto provare questa esperienza perché sapevo che incontrandomi con altre persone avrei potuto sensibilizzare al meglio questo tema che è molto centrale e importante. Grazie alla mia scuola, visto che quest'anno sono rappresentante dell'istituto del liceo de Zambra, la mia vicepreside mi ha proposto questo progetto anche con un mio compagno e mi sono subito interessata perché mi piace condividere i miei pensieri e i miei ideali e confrontarmi con altre persone, perciò fare nuove amicizie. Penso che ognuno di noi deve responsabilizzarsi e fare un primo passo per il cambiamento che vuole vedere nel mondo e nelle altre persone, quindi già il fatto di venire qua e il poter lanciare un messaggio in prima persona secondo me è un primo passo per un futuro migliore e a cui dobbiamo aspirare tutti noi giovani. Sono qui perché un anno fa ho iniziato un percorso di volontariato insieme a scuola e quindi ho deciso di essere qui per, diciamo, concretizzare ancora di più ciò che ho iniziato l'anno scorso. Sono venuto qua pensando sicuramente che sarebbe stata una bella esperienza, ma soprattutto pensavo che mi avrebbe fatto crescere non tanto nel mio percorso di studi, ma soprattutto come persona. A me piace fare amicizia con la gente, mi piacciono tutti questi progetti in gruppo e credo che sia una bella esperienza partecipare a questo. Prima di partecipare le mie aspettative non erano molto chiare, non ero convinto di quello che potevo fare qui. Quello che pensavo era il fatto che venivo qua e comunque potevo partecipare ai meeting, aiutare nei meeting, alla marcia. Beh, sicuramente una delle mie aspettative era quella di confrontarmi con altre persone per vedere appunto quale fosse il loro pensiero per poter arrivare a un punto di accordo su tutte le tematiche che comunque abbiamo affrontato finora inerenti al discorso della pace. Prima di venire qua non avevo un'aspettativa precisa, pensavo semplicemente che mi sarei divertito e sarebbe stata una bella esperienza. Adesso sto lavorando con un team di tanti altri ragazzi con cui sto facendo varie attività che sicuramente mi faranno vivere la settimana in maniera molto diversa da uno spettatore in maniera molto più attiva. Io, essendo una ragazza un po' timida, all'inizio è stato un po' difficile creare un rapporto con quel gruppo, però poi già dalla prima mattinata abbiamo iniziato a interagire e a creare appunto gruppo e amicizie nuove. Io penso che la pace sia raggiungibile soprattutto con il mezzo del confronto. Se in molti casi se le guerre non ne scoppierebbero se ci fosse una se i popoli e le persone fossero capaci di confrontarsi in un gruppo, come abbiamo fatto in questa settimana. Sicuramente sotto la vista e comunque l'aiuto anche dei nostri tutor, che ci hanno aiutato comunque a far capire che fra le cose più importanti, prima di parlare e ascoltare,
per poter appunto venire a conoscenza del pensiero dell'altro prima appunto di esprimere la propria, quindi l'importanza è ascoltare l'altro. È una bella esperienza, ho visto tante facce nuove, tanti amici, ho conosciuto molta gente, tutti molto simpatici e è proprio una bella esperienza, mi piace stare qui. Io ho potuto conoscere varie persone che vengono da varie parti d'Italia e ci siamo potute scambiare le nostre idee, le nostre opinioni e questo fa sì che uno possa cambiare la propria opinione e comunque arricchirsi. Sicuramente mi è utile nel futuro in quanto il lavoro di gruppo mi ha aiutato a crescere, a confrontarmi e a portare a casa un qualcosa di veramente utile. Penso che comunque quando tornerò da questa settimana sicuramente avrò una coscienza interiore, una conoscenza di ciò che mi accade intorno molto cresciuta e quindi probabilmente sentirò anche quello che accade agli altri magari e non a me in prima persona come un fattore a cui io comunque posso reagire, posso dire una parola a sostegno e cambiare le cose, comunque anche con le conoscenze che ho acquisito in questa settimana. Una prima cosa sarebbe quella di informarsi, ovvero le scuole potrebbero attuare degli interventi di diverse persone per sensibilizzare noi studenti a conoscere la Carta dei diritti universali. E un'altra cosa è quella di dialogare, iniziare a dialogare e scambiarsi le proprie idee nel rispetto di tutti. No, io non so guardare un punto preciso. Sono Goku! Ma perché sei venuto? Dobbiamo cambiare faccia? Coppa, arancia, rossa, carota, limone. Solo per veri vuoti.